Amichette mie, buongiorno, 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 buon martedì. Partiamo con il nostro make-up veloce, veloce e leggero. Partiamo, io ho idratato la pelle, ho fatto la skin care, ho fatto tutto quello che c'è da fare prima di trucco, ho idratato la pelle e ora parto con il mio fondotinta. Partiamo con il nostro fondotinta, mettiamoci il capelle a posto. Shakeriamo bene bene perché qua dentro abbiamo acido ialuronico. Prendiamone un po' e partiamo, amiche mie. Mi raccomando, la prima cosa importante per avere un trucco bello, che non vada nelle pieghette, che non vada dappertutto, questo trucco è una bella detersione, una bella pulizia. Insomma, preparare il viso chiaramente. Di preparare il viso chiaramente. Al trucco, amiche mie, questo fondotinta all'acido ialuronico è pazzesco. Io lo stendo di solito con il mio pennello, ma stamani ho voglia di farvi vedere che si stende da Dio anche con Beauty Blender. E guardate, basta talmente poco e guardate che bella copertura ha questo fondotinta. State a vedere la bellezza di questo fondotinta, amiche mie. Mi raccomando, i beauty blender picchiettatele, non tirate, ma picchiettare, picchiettare, picchiettare. In questo modo farete un ottimo lavoro, amiche mie. A parte che con i prodotti Unique, come ho detto io, anche le persone principianti come me, comunque si riesce a truccarsi. Si stendono benissimo, sono dei prodotti di qualità. Guardate, già si vede la differenza tra prima e dopo. Io lo stendo un po' anche qua per non far vedere troppa differenza. Comunque questo colore per me è ottimo per la mia pelle. Comunque, amiche mie, per informazione sulle tonalità del fondotinta, per qualsiasi cosa scrivetemi su WhatsApp, vi lascerò il numero sotto nei commenti. E qualsiasi cosa avete bisogno, io vi aiuterò a scegliere la colorazione più adatta a voi. E questo fondotinta è pazzesco. E se volete, in questo momento, nelle ultime occasioni, c'è fondotinta in spray che è favoloso anche quello. Ci sono le solite tonalità di questo e potete iniziare con un fondotinta che è in sconto per conoscere un po' questa azienda e questi prodotti. Amiche mie, a questo punto, messo il nostro fondotinta, ma guardate che meraviglia! Cioè, guardate che pelle bella luminosa, che sembra che nemmeno ci sia questo fondotinta, una seconda pelle. A questo punto mettiamo un po' di cipria. Io ho la mia, quella che stavo usando, non è Unique, però per ora uso quella e sono sincera da dire che ancora non ho una cipria Unique, ho la mia e finché ancora ce l'ho userò questa. E mettiamo un pochino di cipria per fissare tutto. Prendiamo il nostro pennello. La cipria è per me fondamentale perché mi va a fissare tutto. Prendiamo un po' di cipria e scarichiamo e in questo modo tamponiamo. Guardate, amiche mie, io sto imparando piano piano il trucco, ho sempre avuto la passione del trucco e piano piano si impara tutte noi donne, tutte. Non esiste cose che noi donne non possiamo fare. Noi siamo delle forze della natura. Se abbiamo voglia e il desiderio e abbiamo, diciamo, la passione, possiamo spostare le montagne. Sicché non accetto, anche io prima dicevo no, ma io non posso andare in live, no, io non posso fare questo perché non sono brava. Non importa, ognuno di noi è partito da un punto, nessuno è nato imparato, non si finisce mai di imparare e io sto imparando insieme a voi, amiche mie, insieme a voi. Allora, messo, fissato il nostro fondotinta con cipria, a questo punto vado di esfoliante labbra che preparo le mie labbra per il trucco.
Questo esfoliante, amiche mie, lo trovate su Ultime Occasioni a un prezzo piccolissimo, su 16 euro se non mi sbaglio, ma vi durerà una infinità e fa delle labbra morbide, senza pellicine. Veramente li idrata e nello stesso tempo anche li fa un'esfoliazione leggera, 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 amiche mie. Quale migliore occasione per approfittare dello sconto per conoscere Unique? Questo lo lasciamo sulle labbra per esfoliare. Amiche mie, arrivo. Eccomi qua. E tanto l'esfoliante fa il suo. A questo punto, amiche mie, io, come sapete, vado di correttore. Allora, anche il correttore Unique è un correttore pazzesco, un correttore molto, molto, molto coprente. Io adoro questo correttore. E illumina. Copre e anche illumina. Come vedete, io non ho delle occhiaie, delle cose, insomma, per fortuna ho a volte le borse sott'occhi, ma occhiaie scure, sono fortunata. L'unica cosa che non ho è quello e poi non mi manca niente. Però comunque, vedete, in questo modo un po' lo metto perché chiaramente mi illumina. E con la Beauty Blender, vedete, in questo modo non ci vuole niente di che, però illumina un po'. Potete farlo con il pennello, però io preferisco la Beauty Blender perché in questo caso, come ho messo un po' troppo, perché ne basta poco di questo correttore, vedete come illumina subito lo sguardo. E a questo punto, amiche mie, mettiamo di nuovo un po' di cipria per fissare. Allora, dicevo, mettiamo un po' di cipria per fissare, amichette. Intanto il nostro esfoliante è qui e sta facendo il suo dovere. Esfolia bene le labbra. Ecco qua, vedete? E fissiamo subito tutto. In questo modo. In questo modo, amichette mie, eccoci qua. A questo punto io vorrei truccare un po' gli occhi, mettere qualche colorino per dare un po' di colore ai miei occhi, sicché non voglio fare cose troppo troppo impegnative. Parto con dei colori leggeri, una transizione faccio con un colore leggero leggero. Ho lo specchio qua, amiche, scusate, ma in questo modo che nemmeno si vede, però ecco qua. E poi scelgo un colore magari un po', vediamo vediamo vediamo, cercavo anche un pennello, arrivo. Eccomi qua, amiche mie. A questo punto, avendo io la palpebra cadente, provo di disegnare un pochino una V qua, in questo modo, in questo modo disegno una V, vedete, sì, una specie di V, una specie di V. E poi andiamo un pochino qui a fare questo lavorino. Per chi ha la palpebra cadente come me, io questo trucchino lo trovo di grande aiuto. Prendiamo un pennello da sfumatura con le setole, vedete, un po' più così, e dolcemente, dolcemente vado a sfumare. Poi, amiche mie, sempre aggiungere poco prodotto alla volta che esagerare, sicché io aggiungo sempre un po' alla volta. Ecco qua, amiche mie, avete visto? Ho sfumato poco poco
E poi qua ho aggiunto un colore un po' più chiaro, perché il giorno non è che posso fare, avendo la palpebra cadente, così un po' si vede. Se lo metto solo qua, da me non si vede niente. E allora io ho trovato, diciamo, questo trucchetto su un po' alle mie colleghe che sono molto più brave di me, un po' su YouTube, e cerco un pochino di, insomma, di fare questo modo qui, in questo modo. A questo punto facciamo anche altro occhio. Allora, amiche mie, ho preparato gli occhi, ma non ho finito. A questo punto vado sotto e sfumo anche sotto, sempre con un colorino. Questo che ho fatto sopra, e vado a sfumare bene. In questo modo, vedete? Guardate la differenza tra questo e questo occhino. E facciamo lo stesso lavoretto anche di qua. In questo modo, piano piano, nessuno ci corri dietro. Eccoci qua. Eccoci qua. Vedete? Fatto gli occhi, si parte con le sopracciglia. Amiche mie, partiamo con le nostre sopracciglia. Io uso o la matita Unique o uso il pennello con un ombretto, anche per l'occhio va bene, e disegno le mie sopracciglia. Ormai vi ho fatto qualche video come faccio io le mie sopracciglia per averle quasi uguali. Uguale, uguale no, perché non è possibile. Quasi uguale. Prendo il naso come mio punto di riferimento e disegno la mia sopracciglia da dove deve iniziare. Da qui inizia la mia sopracciglia e inizio piano piano a disegnarla con lo specchio di qua, amiche. Piano piano, piano piano lo disegno. Non è difficile per niente, sicché partiamo a disegnare dove mancano i pelletti, amiche. In questo modo. Vedete, piano piano si inizia a formare la nostra sopracciglia. Non ci vuole niente di che, amiche mie. In questo modo disegniamo tutti i peletti dove mancano e gli diamo la forma. E guardate qua il risultato. Io trovo che in questa maniera si ottengono delle sopracciglia molto molto carine, e anche per chi non è esperto come me, con questa tecnica, guardate la differenza tra questa e questa. È fondamentale per me, veramente, da quando ho imparato, prendere sempre così, riferimento il naso. Così le sopracciglia, vedete, iniziano tutte dal solito punto, e questo è molto molto importante, amiche mie. Sembra una cosa da niente, ma è importantissimo. Ecco, io so che la mia sopracciglia parte di qui. Da qui in poi posso aggiustarla, posso aggiungere i pelletti dove mancano e così via. E piano piano si arriva a formare l'altra sopracciglia, a correggere. Ecco qua, amiche mie, anche la seconda sopracciglia è pronta. Sulle labbra ho sempre il nostro esfoliante, che ora rimuoverò quello che è rimasto in eccesso. Comunque, guardate, le sopracciglia sono pronte in poco 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 tempo, e comunque le sopracciglia è la cornice del nostro viso, sicché basta poco per renderle un pochino più, diciamo, perfettine, più per bene, perché veramente veramente fa tanto. Le sopracciglia aggiustate, fatte per benino, e c'è tanta tanta differenza. Allora, prendo un po' di carta, levo il nostro esfoliante labbra in eccesso, e a questo punto, amiche mie, facciamo il contouring. Allora, guardate, da questa parte l'ho fatto, e ora si fa da questa parte. Io lo metto poco poco, vedete, e poi lo sfumo con il pennello in supero, in questo modo. Vedete? Vado verso i capelli,
Non lo sfumo in giù, ma sfumo in su, amiche. Ecco qua, un po' sulla fronte, poco poco, in questo modo, per dare un po' di colorito dopo il fondotinta. In questo modo. A questo punto, amiche, ho fatto il mio contouring leggero, io non lo faccio tanto tanto tanto. Mettiamo il nostro blush poco poco. Questo è un pennello favoloso Unique, in questo modo. Vedete? Poco poco, in questo modo. Adoro questi pennelli Unique, sono favolosi. Un po' sul nasino, la salute come lo chiamo io. E a questo, anche questo è pazzesco, il blush, veramente pazzesco, pazzesco, pazzesco. Arrivo, amiche. Amiche mie, ci siamo scordate i mascara. Oggi mettiamo mascara 4D che io adoro, è pazzesco, pazzesco, pazzesco. Sicché si va con 4D. Guardate le mie ciglia ora. E le guardiamo dopo. Partiamo, partiamo, partiamo. Allora, amiche mie, ho fatto solo una passata. Vedete già la differenza. Partiamo, passiamo all'altro occhio. Allora, ho fatto anche l'altro occhio. Ora rifaccio un'altra passata e vediamo il risultato. Ecco qua, amiche mie, ho fatto una seconda passata leggera, leggera. E penso questo mascara 4D sia meraviglioso perché ho delle ciglia, come avete visto all'inizio, piccolissime, piccolissime. Questo mascara veramente me le fa molto più forti, molto più, diciamo, grandi delle mie. Adoro questo mascara 4D, lo trovate ancora in sconto per pochi, pochi, pochi giorni. Ricordatevi tutto quello che riguarda l'occhio, gli occhi lo trovate in sconto fino al 20%. A questo punto, amiche, ho voglia di mettere un rossetto. Ed eccomi qua, amiche mie, abbiamo messo un rossetto non troppo rosso, un po' sembra più un gloss, un lucidalabbra, un leggero, leggero, e abbiamo finito il nostro make-up leggero, vedete? Veramente, veramente molto, molto facile anche per chi come me non è un esperto. Si chiama che mi è provate anche voi, provate anche voi a giocare un po'. Chi non è esperto come me, provate a imparare. Non vi fate influenzare dalle persone, o magari non vi fate influenzare da quello che magari le paure che avete dentro che dice no, io non posso fare il make-up, non so toccarmi. Anch'io so farlo, ma piano piano sto imparando, imparo a fare le mie sopracciglia, imparo a mettere la base, piano piano miglioreremo, miglioreremo insieme. È importante avere i prodotti giusti, amiche mie, prodotti giusti, prodotti di qualità. Io, come sapete, ho usato per questo trucco dei prodotti base che io adoro ed è prima la skincare con i nostri prodotti veramente meravigliosi, burro struccante, detergente, burro struccante, importante, detergente, tonico e la crema idratante. Amiche mie, per avere una base come questa, una base luminosa, una base che non si vede nemmeno che c'è un fondotinta, abbiamo bisogno prima di idratare, di pulire e idratare la nostra pelle. Mettiamocelo bene in testa. Possiamo avere i prodotti migliori del mondo, ma se li mettiamo su un viso trascurato, su un viso non pulito e non idratato, faremo solo dei danni. Sicché io ho usato questi meravigliosi prodotti prima, l'avete visto, ho postato i video, che la skincare è importante, importante. Poi ho usato la base con il nostro fondotinta con acido ialuronico, che è pazzesco. Ho usato il correttore
Questo di Unique che illumina elimina le occhiaie, insomma è favoloso, ne basta pochissimo, amiche. Ho usato prima l'esfoliante labbra per preparare le mie labbra, ho aggiustato le sopracciglia, potete usare sia la matita Unique sia il pennello, quello fine apposta per le sopracciglia. Ho usato i blush, ho usato dei prodotti semplici per avere un trucco non troppo troppo carico. È molto molto luminoso. Amiche mie, vi chiedo di lasciarmi un like, di condividere il mio video, di sostenermi con un commento e date un'occhiata al shop online che ci sono un sacco di sconti pazzeschi sia nelle ultime occasioni sia per quanto riguarda gli ultimi giorni, gli occhi, tutto quello che riguarda gli occhi, mascara, il nostro anche mitico quadra che è una cura per le nostre ciglia, ombretti, tutto quello che riguarda gli occhi fino al 20% di sconto. Io vi ringrazio, vi auguro una splendida giornata e ci vediamo stasera o più tardi, tardi, tardi in pomeriggio per la nostra skin care, perché sapete mai andare a letto prima di fare la skin care. Vi mando un bacio e vi ringrazio, amiche mie, di vero vero cuore. Sostenetemi e ci vediamo presto, presto, presto.